Un saluto ai nostri telespettatori. Oggi due ospiti che sono, subito ve li presento, Daniele Colucci, magistrato, e Matteo Fallica, avvocato. Ecco, con loro continuiamo il discorso iniziato la settimana scorsa per parlare della 194, l'effettiva, come dire, garanzia di percorribilità nella nostra regione, ma anche un po' fuori dalla nostra regione. Avevamo iniziato a parlarne con due donne, che erano Adele Fraracci e Alessandra Salvatore. Oggi parliamo con due maschi. Il senso è quello, ecco, io ve lo dico subito, il senso che avevamo dato era quella lotta che aveva portato alla legge che a noi sembrava, come dire, una lotta di civiltà, ecco, l'abbiamo chiamata proprio così, perché consegnava, come dire, alle donne, con alcune limitazioni naturalmente di legge, la dimensione di gestire, come dire, un percorso che, ecco, le togliesse anche rispetto a quelli che erano dei pericoli della vita, insomma, riguardo alle pratiche di interruzione della gravidanza che erano, insomma, accadute precedentemente alla legge. Ora, insomma, il senso era un po' quello: dopo tanti anni, la percezione era che nel Molise, come dire, c'erano molti obiettori. E questi obiettori, come dire, limitavano appunto l'applicabilità, nel senso che erano tanti obiettori e pochissimi invece, ecco, i medici, come dire, favorevoli. Questo fatto numerico probabilmente portava a una sorta di diminuzione dell'ambito dell'applicazione. Infatti, insomma, guarda caso, nel momento in cui nel Molise avevamo perso per sopraggiunti limiti d'età, per vicinanza alla pensione o meno, ecco, si perdeva un unico medico che era favorevole, come dire, all'applicazione delle situazioni di legge, insomma, praticamente si perdeva completamente il senso dell'applicazione. Allora, insomma, con voi una riflessione complessiva su questo, per poi, ecco, come dire, vedere di toccare altri argomenti che potrebbero, ecco, riguardare gli stessi eventuali concetti. Io comincerei con Matteo. Perché? Perché Matteo è stato protagonista di una serie di battaglie su questo aspetto. Negli ultimi mesi ha prodotto una serie di documenti e naturalmente ha aperto ad una riflessione complessiva sull'argomento. Matteo, a te. Allora, grazie dottor Pittà per l'invito, sono felice di essere qui, di essere tornato qui nel suo studio. Un saluto a tutti i telespettatori. Sono onorato e non nascondo anche l'emozione di essere qui accanto al dottor Daniele Colucci, un amico, un magistrato che ho condiviso con lui tanti momenti di impegno civico, un magistrato che non è un burocrate. Abbiamo condiviso dei momenti di convegni, di dibattiti e è una persona straordinaria perché è di una generosità intellettuale grandiosa. Ci siamo trovati in tanti momenti in cui il giudice Colucci ci ha indicato delle riflessioni sui principi costituzionali. Io voglio cogliere anche l'occasione per ricordare che il 2 giugno c'è stato il 75 anni della nostra Repubblica, quindi 75 anni fa i cittadini italiani con un suffragio universale, con un referendum, hanno scelto di mettere alla porta la monarchia e di dar vita alla Repubblica Costituzionale. Quindi qual è il miglior modo per celebrare questo evento? Ricordando appunto il patto costituzionale. Diceva Calamandrei che il più grande errore che si possa commettere è essere disinteressati alla politica, essere passivi e non contribuire attivamente alla circolazione delle idee, alla condivisione di principi costituzionali. Io, come giovane avvocato, come amministratore del comune di Pedacciato, ma soprattutto come cittadino, ho sempre cercato
di contribuire attivamente nelle piazze, con convegni, con dibattiti, con megafonate e anche con volantinaggi di piazza, insieme a degli amici, alla condivisione delle idee, a momenti importanti. Ne abbiamo parlato la scorsa volta di quanto è importante la piazza virtuale, il web, per la circolazione delle idee, per la disintermediazione delle informazioni, ma è chiaro che non può morire lì l'attivismo civico. Io credo fermamente nella pratica dei buoni principi della convivenza civile, che è la partecipazione, la cultura e l'attivismo. Con degli insegnamenti e con le indicazioni sempre del dottor Colucci, che io li voglio sempre ricordare con grande piacere, quali sono i pilastri della nostra Costituzione? È chiaro che abbiamo dei principi costituzionali totalmente demoliti, perduti, ed è qui che trova cittadinanza anche quello che lei diceva sugli argomenti sulla legge 194. Se fosse applicato il principio della laicità dello Stato, non staremmo qui a parlare delle difficoltà e degli ostacoli che trova questa legge. Il principio dell'uguaglianza, articolo fondante e fondamentale della Costituzione, sancito nell'articolo 3 della Costituzione, totalmente demolito. L'articolo 3 della Costituzione cosa dice? Che tutti siamo uguali davanti alla legge, senza distinzione di razza, di sesso, di opinione politica. La Repubblica deve rimuovere degli ostacoli che contribuiscono alla disuguaglianza. Ecco una bellissima poesia, ma che non è applicata assolutamente, anzi, vediamo la promozione di disuguaglianze sociali. La cultura, la sanità pubblica che fa d'acqua da tutte le parti, poi magari ne potremmo parlare anche a livello regionale. Quindi, qual è il mio augurio che io faccio, soprattutto ai miei coetanei? Quello di uscire dal like, di uscire dai social e di contribuire attivamente con la disobbedienza civile. Ecco, perché le più grandi conquiste democratiche sono state raggiunte con la disobbedienza civile. Più è passionale la disobbedienza civile, più vuol dire che la democrazia gode di ottima salute. Quindi bisogna, io lo so perché ho partecipato tante volte e continuo a partecipare con un impegno civico fattivo, quanto è faticoso, quanto è dispendioso scendere in piazza e creare quel buon circuito con le persone, entrare in contatto con le persone. Solo questo è l'unico modo per ridare alla democrazia una buona salute. Diceva Norberto Bobbio, quando parlava di incompiutezza della democrazia, che la politica, usando una terminologia giuridica, si rende colpevole della colpa invigilando, ossia la politica continua a parlare della politica disinteressandosi dei reali problemi della società. E questo avviene perché? Perché il cittadino, l'individuo, considera la cittadinanza un optional, non più come un impegno concreto di attivismo civico. Ogni volta che io sento i miei amici oppure persone che dicono della politica non me ne interesso o i politici sono tutti uguali, ecco, in quel momento, da un'altra parte non lontano, si sta creando delle oligarchie di fatto. Allora, il mio augurio è quello di non essere indulgenti con la politica, di essere disobbedienti in maniera buona, non voglio assolutamente invogliare a commettere atti illeciti, ma mettere in discussione, perché la democrazia è l'unico regime che si autoregolamenta. Tutti i problemi, le crisi che può sorgere all'interno di una democrazia sono curate con gli strumenti che lo stesso sistema offre al cittadino. Ecco quella differenza tra la democrazia e un regime autocratico. La dittatura non ha strumenti di autoregolamentazione. L'unico rimedio della dittatura è la sua eliminazione. Allora,
parlando della legge 194, che è una legge che ha visto la luce nel 1978, ma dopo decenni di battaglie, dopo decenni di atti di disobbedienza civile, quella buona, ed una legge sicuramente imperfetta. È una legge che per entrare in Parlamento ha dovuto anche subire dei compromessi al ribasso per permettere alla democrazia allora di astenersi al voto. Ma è anche una legge estremamente visionaria, dove nell'articolo all'interno della legge dice che i consultori, le regioni alle quali viene demandata la regolamentazione e l'attuazione della legge 194, devono seguire l'evoluzione della scienza per sopperire e magari, perché ecco perché la visione visionaria della legge, per evitare il metodo cruento del raschiamento. Ecco, noi assistiamo adesso ad una demolizione di questo diritto. Io voglio che sia chiaro qui il messaggio, io non sono per l'aborto, assolutamente. Io non sono contro l'obiezione individuale, è tutelata dall'ordinamento, massimo rispetto di questo. Io sono per il diritto di scelta di tutte le donne. La donna deve essere libera di scegliere se diventare madre. Io non voglio entrare in argomenti moralisti, io ho un fratello prete, sarà lui che se ne occupa di determinati argomenti. Io parlo da un punto di vista legale e politico. Che cosa ha segnato questa legge? Due concetti importantissimi per la democrazia. Il primo, che è un concetto inscindibile dalla democrazia, è che la laicità dello Stato. La laicità dello Stato che cos'è? La separazione dal reato al peccato. Secondo principio fondamentale di questa legge è la autodeterminazione della donna. Ha messo in evidenza che il proibizionismo non funziona. Ecco perché è fondamentale difendere questa legge. E quindi ritorno all'augurio che voglio fare soprattutto ai miei coetanei, ai giovani, perché noi viviamo una generazione che ha ereditato delle battaglie, delle conquiste, senza essere consapevoli. Quindi quando uno si eredita una conquista, io dico sempre che è peggio perdere una conquista che conquistare un nuovo diritto. Se questa legge 194 non viene riconquistata con passione, si ritorna prima del 1978. Quindi vi è la pericolosità della clandestinità, pericolosa e mortale. Dire, ricordare anche con Daniele altre trasmissioni che comunque ci hanno visto protagonisti, no? Insieme al nostro amico in comune Vincenzo Musacchio, no? Che salutiamo naturalmente, e che è impegnato quotidianamente, no? In una di quelle battaglie, insomma, che citava anche Matteo. Ecco Daniele, tra l'altro tu sei un collega giornalista, no? Quindi insomma sei ben accetto in questi studi. Un giornalista abusivo, diciamo. Però lo sei. Allora il senso com'è? È questo. Ma Matteo ci ha richiamato, come dire, anche all'ordine, ripartendo da quelle che erano le posizioni costituzionali, no? Quindi uno di quegli elementi che, come dire, ci rende cittadini, no? Nell'ambito dei doveri, ma anche nell'ambito di quelli che sono i diritti. E ora insomma richiamava anche, come dire, dei percorsi che sono quei diritti sul piano complessivo, che è quello della tutela della salute, no? Io ritengo che questa legge, così come altre, sia molto centrale sul piano della tutela della salute, no? Perché io credo che nessuno di noi, insomma, come dire, è un fautore come dire, contro la vita, no? Per richiamarci un po' ad alcuni movimenti che sono comunque per la vita, no? In questo momento. Cioè noi non ci poniamo quei problemi morali adesso, perché non è questo probabilmente l'iter della legge, il percorso della legge.
Però ecco, Matteo su una cosa ha ragione, cioè è una di quelle leggi di cui noi dobbiamo avere, come dire, una conoscenza anche abbastanza precisa, perché mancando la dimensione della conoscenza e della vicinanza può diventare una sorta di boomerang, no? Un qualcosa che non viene più applicato, che viene completamente dismesso probabilmente nell'ambito sociale, e quindi con un pericolo tremendo, quello di riportarci a una sorta di medioevo, no? La parte peggiore, voglio dire, del medioevo. E allora, insomma, che ne pensa naturalmente un magistrato e un cittadino di questa cosa? Un cittadino attento, naturalmente, come te. Beh, in primo luogo, grazie Giuseppe perché sono qui, perché mi hai voluto qui. E qui è sempre, lo dico senza piaggeria, qui è sempre un piacere stare perché TLT è una libera tribuna dove liberamente si possono esprimere le proprie opinioni in modo civile, in modo pacato e si possono fare sempre dei confronti sereni. Ricambio con assoluta convinzione, con assoluta adesione l'affettuoso attestato di stima che mi ha voluto riservare Matteo Fallica, al quale mi lega un'amicizia personale. Da tanti anni. E parlando della 194, sì, anch'io non posso che condividere questa riflessione. Purtroppo qui ci muoviamo in uno di quei campi in cui la legge si scontra con la cultura di un paese, quindi con dei valori. Sono leggi eticamente sensibili. La 194 è forse proprio l'espressione in cui c'è il maggior, voglio dire, è l'area di maggior incontro, di più intenso incontro tra la politica e l'etica. Per cui è un facile terreno di scontro tra movimenti politico-culturali diversi, quindi tra cattolici e laici, che poi, insomma, voglio dire, questa dialettica, quando non si tratta di una vera e propria conflittualità tra cattolici e laici, caratterizza un po' la storia del nostro Stato nazionale. E il miracolo della Costituzione, come efficacemente diceva Matteo, è stato quello di scrivere delle regole comuni, attraverso l'elaborazione e l'incontro di culture diverse, tra cattolici e laici, tra cattolici, e la sinistra marxista, ma anche, tra cattolici, sinistra marxista e la cultura strettamente laica, di tipo liberale, che è minoritaria nel nostro paese, ma che comunque è storicamente presente e importante. Cosa vuol dire che quindi si tratta di un terreno eticamente sensibile? Che la legge che viene scritta è il frutto di un compromesso estremamente minuzioso. Essendo il frutto di un compromesso estremamente minuzioso, anche la fase applicativa può risentire di più intense applicazioni o di più vistose elusioni a seconda del clima politico-culturale che si vive in un certo contesto storico. E il clima culturale che viviamo oggi probabilmente è un clima più oscurantista o meno entusiasta di quello che è stato il contesto degli anni 70 e degli anni 80, in cui invece la tematica delle libertà civili si è affermata in Italia con una pregnanza che, insomma, soltanto qualche decennio prima era insospettabile. Quali sono i punti di compromesso di questa legge? Ma la stessa previsione dell'obiezione di coscienza è un punto di compromesso. Perché se Matteo, insomma, esponeva in modo magistrale, insomma, il concetto della laicità dello Stato e quindi della separazione della Chiesa dallo Stato e quindi delle convinzioni religiose che sono legittime, che sono anche opportune perché contribuiscono sicuramente al dibattito dei singoli, dalle decisioni che vanno prese vincolanti per tutti, cioè dalle leggi che devono vincolare tutti i cittadini a prescindere dalla loro appartenenza religiosa, dalla loro adesione partitica, eccetera, eccetera. Ecco, diciamo, la previsione di un'obiezione di coscienza è qualcosa forse di meno scontato, ecco, nella cornice della laicità è qualcosa di meno scontato di quanto possiamo immaginare. Giustamente Matteo diceva la dobbiamo rispettare perché fa parte della legge, ma fa parte della legge perché la legge è il frutto di un compromesso particolare tra forze politico-culturali diverse. Perché insomma c'è da dubitare che, voglio dire, in una struttura pubblica dove si fa un'opzione neutra dal punto di vista ideologico rispetto alle scelte che i singoli possono fare, c'è da dubitare che un medico, che quindi in qualche modo è una figura pubblica,
medico di una struttura pubblica e quindi figura pubblica, possa esercitare l'obiezione di coscienza. Ma ciò è tanto più grave in considerazione del fatto indubitabile che spesso l'obiezione di coscienza è soltanto un'opzione di comodo da parte di tanti medici, semplicemente per sottrarsi a un servizio oneroso. Spesso l'obiezione di coscienza è una falsa obiezione di coscienza e la legge non chiede nessun requisito per la verifica dell'effettività della obiezione di coscienza. Noi parlavamo del Molise, il Molise sta vivendo questa fase che è stata efficacemente denunciata da Matteo nelle ultime settimane, in cui stava per sparire, e comunque c'è ancora la minaccia che sparisca questo servizio, e questo sarebbe sicuramente contro la legge, perché è un risultato che l'applicazione della legge dovrebbe rendere impossibile. Ma possiamo parlare di una realtà generalizzata. Io parlavo qualche anno fa con un ginecologo milanese, parliamo dell'era Formigoni, della presidenza della regione Lombardia Formigoni, e mi diceva: qua siamo tutti obiettori perché altrimenti non facciamo carriera. No? A prescindere dalle nostre convinzioni personali, perché poi molti, insomma, non avevano una posizione, diciamo, ideologico o confessionale sul punto, ma purtroppo al vertice c'è Formigoni, che insomma, è un vecchio esponente di Comunione e Liberazione, no? Notoriamente, legittimamente antiabortista, quindi contro quella legge, l'ha combattuta nella fase di approvazione. E se noi non ci dichiariamo obiettori di coscienza, noi siamo confinati nel nostro percorso professionale in una posizione di assoluta marginalità. Quindi posizione di comodo, o spesso posizione, voglio dire, politicamente opportuna, assunta così come in altri contesti, potrebbe in contesti politici diversi invece anche il vero obiettore potrebbe essere spinto a non dichiararsi obiettore. Quindi voglio dire, contiene in sé una equivocità questo istituto dell'obiezione di coscienza che io francamente non ammetterei. Cioè, ciascuno è libero di fare un'attività professionale anziché un'altra, cioè ciascuno è libero di fare o non fare il ginecologo in un ospedale pubblico, ecco, lo puoi fare magari in un ospedale privato dove quella pratica non c'è, però se eserciti una funzione pubblica, così mi esprimo in senso, funzione pubblica in senso lato, secondo me devi fare tutto ciò che è lecito e che lo Stato ti chiede di fare. Io sono un magistrato e voglio appunto porre la mia esperienza di magistrato al riguardo, e io qualche volta ho fatto anche tra le mie varie funzioni il giudice tutelare. Voi sapete che in base alla legge 194 il giudice tutelare autorizza le minorenni, in quanto non c'è il consenso dei genitori, ad abortire quando non c'è il consenso dei genitori, oppure non c'è il consenso di entrambi i genitori, oppure un genitore, normalmente il padre, non deve sapere quello che è accaduto, no? Quindi si presenta la minore dal giudice con la mamma, il giudice insomma valuta la situazione e quindi autorizza l'interruzione della gravidanza, no? Secondo nei limiti previsti dalla legge 194. Ebbene, per il giudice non è prevista l'obiezione di coscienza. È stata sollevata la questione, ma non è passata. Se non sbaglio, anche la Corte Costituzionale si è pronunciata sul punto, ma non è stata ammessa per il magistrato, ma giustamente, dico io, l'obiezione di coscienza. Così non dovrebbe essere ammessa concettualmente neanche per il medico. Per cui voglio dire, ho parlato dell'obiezione di coscienza per dire come questa legge sia una legge di compromesso tra valori diversi, e voglio dire come la fase applicativa risente del clima politico del momento e quindi dei valori che in un certo momento la società esprime. E forse nel tema dei diritti civili stiamo vivendo una fase regressiva, ma non soltanto in materia di diritti civili. Noi possiamo allargare un po' il discorso, perché possiamo parlare in questi anni di una vera e propria crisi della democrazia. C'è un discorso molto serio da portare avanti, che investe proprio lo stesso meccanismo della democrazia. Come diceva Matteo, insomma, c'è tutto un quadro costituzionale che è in pericolo, e ricordiamoci che nulla è immutabile nella storia. Noi qualche anno fa pensavamo che alcune conquiste fossero definitive, immutabili, irreversibili, ma la storia è sempre ciclica, per cui dobbiamo tenere la guardia estremamente alta. Ecco, parlare della legge 194 è sicuramente una delle occasioni utili per tenere la guardia alta, per stimolare il dibattito, perché nel Paese manca, anche questo si diceva molto bene, nel Paese manca il dibattito. Ormai abbiamo perso la capacità di indignarci di fronte a tantissime situazioni, dobbiamo recuperare la capacità di una reazione civica, di una reazione civile contro tante mancanze, tante carenze che si stanno registrando nel campo dei diritti civili, ma anche nel campo del mondo del lavoro, che a me è caro anche per ragioni di carattere professionale. Dobbiamo pensare
insomma, alla realtà sanitaria, della politica sanitaria. Insomma, l'esperienza recente ci fa riflettere molto su questo. Insomma, ci sarebbe tanto da dire sul momento che stiamo vivendo, dove poi tocchiamo anche dei valori. Il pericolo è assolutamente aumentato, ma di moltissimo. Allora, le cose che voi avete detto, insomma, aprono degli scenari veramente, insomma, importanti. Io è un po' di tempo a questa parte che spesso e volentieri, ecco, nelle trasmissioni, nei servizi, no, ma anche un po' nei dialoghi con gli amici, parlo e sottolineo una sorta di degrado culturale, cioè la mia, come dire, attenzione verso, come, sul piano dell'informazione, che riesco a percepire un degrado che sta crescendo sempre di più. È nato già da alcuni anni ed è fatto di tante cose, è fatto soprattutto di una grandissima disattenzione. Disattenzione all'elemento sociale, disattenzione a quello che ti capita attorno, no? E questa disattenzione ti porta naturalmente ad essere, come dire, ad essere non prettamente, come dire, dentro, no? Ma essere fuori, ai margini, diceva un po', Daniele, cioè cercare di non, ecco, non, sembra che sono cose che non ti interessano. Poi, insomma, è chiaro che invece, voglio dire, l'interesse è superiore a tutto, perché tu fai un richiamo alla politica, quindi alla partecipazione, no? E io faccio un richiamo proprio all'acquisizione di elementi culturali, oltre a quello che voi stesso avete detto. Ecco, la legge, questa legge è la dimostrazione di una distanza, come dire, di una distanza abissale, perché lo ricordavi tu, ma è nelle nostre, come dire, corde il senso che ogni legge nasce in un Parlamento oppure nasce in un'altra dimensione istituzionale, a volte con un compromesso di fondo, no? Perché le posizioni sono diverse, quindi i voti sono per approvarla, per licenziare le leggi, sono quel che sono, devono essere a maggioranza, quindi è chiaro che sono frutto spesso e volentieri di compromesso. Ecco, nel compromesso una legge come questa contiene però il senso dell'innovazione, no? L'attenzione a quello che succede per rinnovarla, no? 1978 sono passati 40 anni, insomma, per rispetto a quello che doveva essere perfino una revisione, come dire, anche le macchine hanno una data di revisione perché possono essere a scadenza. E allora, insomma, diventa il punto di forza di una battaglia questa, no? Daniele parlava di obiezione, del senso dell'obiezione o meno. Io sono persuaso che ci siano, come dire, delle obiezioni che sono, io le chiamo fasulle, cioè nel senso che sono obiezioni non completamente verificate. Io credo che un obiettore, come dire, debba verificare la propria obiezione davanti a chi? A una commissione composta da esperti, no? Dei vari campi. Ecco, questo non c'è, ma nell'ambito della legge invece c'è il senso dell'attenzione alla società, no? Quando si parla di attenzione all'innovazione scientifica, alla scienza, si parla anche per quelle che sono le scienze umane, le scienze quindi dell'ambito della società. E allora, insomma, il richiamo alla disobbedienza civile è importante. La disobbedienza in questo caso significa avere la massima attenzione e difendere quel che si è conquistato. Dove si colloca questa disobbedienza? Ecco, in questo tipo di società, e questo è quello che ti chiedo, come vedi il senso della partecipazione, il senso quindi della difesa, l'azione? Sì, allora, riprendendo la riflessione del dottor Colucci, che parla appunto di una politica che ha accumulato dei ritardi sul terreno, soprattutto dei diritti civili, di una politica sempre più distaccata dai problemi della società. E questo problema
è strettamente correlato col disinteresse che diceva lei della società, di un problema culturale. Allora, noi vediamo, assistiamo sempre di più ad una perdita dei principi costituzionali. Io ci tengo e voglio ribadirlo il concetto della laicità dello Stato. Se questo concetto non viene ripreso, non gli si dà vita, vigore, certo che assistiamo sempre di più ai fuoricampo della Chiesa, Chiesa intesa come esercizio temporale, di un potere temporale, una Chiesa che cerca sempre di più a incidere, influenzare le scelte politiche. Fin quando non si ha una separazione dallo Stato alla Chiesa, viviamo sempre queste, diciamo, delle devianze del diritto. Ora, io, ritornando sulla questione della 194, voglio ricordare che nel 2016 il legislatore ha depenalizzato l'interruzione volontaria di gravidanza clandestina e contemporaneamente ha previsto una sproporzione, sproporzionando la sanzione, una sanzione pecuniaria per la persona, per la donna che intraprende l'interruzione volontaria di gravidanza. E questo è un'altra assurdità, a mio giudizio, perché si creano due assurdità. La prima è che la donna che ha, diciamo, intrapreso l'interruzione volontaria di gravidanza clandestina non si rivolge al sistema sanitario nazionale per timore delle ripercussioni legali e sanzionatori, e d'altro canto ritorna sempre la questione culturale, ossia il sistema va a stigmatizzare quella persona e non garantire l'ampliamento del servizio. Ecco, quindi ritorniamo sempre su una questione culturale. Cioè colpisce la scelta. Praticamente. Colpisce la scelta. Sì, certo, colpisce la scelta. Noi vediamo adesso l'obiezione di coscienza all'interno della legge 194 non ha un limite temporale. Questo è il vero problema. Perché quando il Servizio Nazionale Sanitario indice un bando per reclutamento di ginecologi non obiettori, ecco, quello che diceva il dottor Colucci, certo, il ginecologo viene assunto, il giorno dopo dice sono obiettore. È chiaro, l'unico limite temporale che prevede la legge è che gli effetti, certo, avvengono un mese dopo. Dopo un mese avvengono gli effetti sia per, certo, l'obiettore non obiettore e viceversa. È chiaro che la regolamentazione organizzativa sanitaria non ha, come dire, la facoltà. Posso interromperti? Mi spieghi? Percorso. Cioè la dichiarazione è una dichiarazione così, sic et simpliciter, cioè non deve dimostrare niente, giusto? Non deve dimostrare nulla. Quindi deve solo dichiarare. La dichiara. Basta la dichiarazione. Ecco qual è il vero problema. Ma scusami. Ripeto, io non sono contrario contro l'obiezione di coscienza individuale, ma il problema qual è? L'obiezione di coscienza di massa. Il Molise è la regione col più alto numero di obiettori di coscienza. Siamo a oltre al 93%. È chiaro che in tutta Italia c'è questo problema. Il Molise c'ha la maglia nera. Tanto è vero che il Comitato Europeo dei Diritti Civili ha più volte bacchettato l'Italia per questo, per la difficoltà della donna di accedere al servizio. È chiaro che sono temi impopolari politicamente, ma sono temi cogenti socialmente. Ed è qui che nasce la mia indignazione, perché la sento, la vedo la mancanza di una politica attiva su questi temi, che non ha paura, che non ha coraggio di affrontare questi argomenti. Se tutto il sistema sanitario vi è un'obiezione di coscienza, quindi non c'è la possibilità di accedere al servizio pubblico, a mio giudizio si sta sabotando una legge, e secondo me ci sono anche dei risvolti di carattere penale, perché vi è l'interruzione di un pubblico servizio. Allora, chi è che può accedere all'interruzione di gravidanza? Soltanto chi può pagare. Chi paga va dal privato.
E quindi quello che si voleva mettere alla porta con la legge del 78, quindi contro l'aborto di classe, sta ritornando. Io ho parlato col dottor Mariano, dottor Michele Mariano, l'unico medico non obiettore che... Ecco, questa è un'altra assurdità che voglio raccontarvi. Il dottor Michele Mariano non opera nel reparto di ginecologia, ma in un reparto staccato. Quindi vive nella sua torre d'avorio come il giapponese della seconda guerra mondiale dentro la foresta da solo, l'unico medico che cerca di garantire questo servizio. Doveva andare in quiescenza pensionistica, io ho portato qui la lettera che ho scritto alla neocommissaria Ida Grossi, ho mandato una PEC al ministro Speranza, al direttore dell'ASREM Florenzano. Ma loro lo sanno qual è questo problema, lo sanno qual è, e non si ha il coraggio di porre un rimedio. Io ho visto alcune regioni che hanno, il Lazio ha previsto delle soluzioni, ed è quelle che io non mi sono inventato nulla, io le ho prese e le ho suggerite alla neocommissaria in una lettera aperta e pubblicata. Ci sta la dichiarazione di mendacità, prevediamo la dichiarazione di mendacità, cioè il ginecologo che partecipa ad un bando di reclutamento di medici, di ginecologi non obiettori, deve garantire per un lasso di tempo il servizio di essere operativo. Dichiarazione di mendacità, qualora si accerti che poi lui nel privato, una volta dichiarato di essere obiettore, pratica. Questo accade. E quindi magari prevedere anche la sospensione dall'ordine dei ginecologi. Prevediamo una lista verificata di medici non obiettori, pubblicata, dove si garantisca la modalità, la presenza continua di questo servizio. Io voglio dire che da quando ho abbracciato questa crociata, io ho ricevuto varie telefonate, anche anonime, di donne che al telefono mi hanno ringraziato. Cioè, grazie Matteo. Ma questo che cosa vuol dire? Che ci sta un verecondo silenzio. C'è vergogna di questi aspetti, c'è tutto un sottobosco di gente che soffre. Quindi io continuerò a seguire questa questione e spero che l'ASREM ponga una soluzione, come hanno fatto varie regioni. Daniele, il senso è quello dell'agire, no? In realtà, perché se si lascia... come dire, che tutto vada così com'è, diventa sinceramente difficile. Io sono molto, ecco, da quando ho letto un po' le cose di Matteo, no, le battaglie, eccetera, mi sono un po' interessato di più, no, a quello che sono i percorsi della legge. E in realtà ho capito che è una di quelle leggi dove diventa il punto focale, insomma, no? È lì che succede l'agibilità della democrazia, in realtà, perché è quello che mi preoccupa moltissimo, no? Insieme a queste disattenzioni, insieme alla distanza culturale, insieme, posso dirlo, mi permettete, a una ignoranza abbastanza presente anche negli ambiti istituzionali, diventa sempre più difficile agire, e invece oggi è il momento in cui bisogna agire di più per la tutela, no? Soprattutto per la tutela di queste donne che si trovano in balia quando gli serve di una risposta che non c'è. Perché è esattamente questo il punto, cioè bisogna agire a tutela di quale bene interesse, perché qui possiamo sembrare, come insomma giustamente dicevamo prima, qui nessuno di noi è favorevole all'aborto. L'aborto è un dramma, l'aborto sicuramente è il punto di arrivo di un percorso travagliato, drammatico, che compie la donna, in particolare quella donna che si trova sola e che anche insomma in base alla pronuncia della Corte Costituzionale è l'unica titolare della decisione da prendere in relazione appunto all'interruzione della gravidanza, perché si era posto anche questo problema, se fosse soltanto la donna o anche l'uomo, quando l'uomo è presente, a poter concorrere a questa decisione.
voglio dire, bisogna discutere e confrontarsi, voglio dire, anche senza animosità, anche con un confronto culturale sereno, perché ciò che bisogna capire, appunto, che non è che si è favorevole all'aborto. La legge sull'aborto è un modo per combattere la piaga dell'aborto e soprattutto per combattere, come stava dicendo prima Matteo, la piaga dell'aborto clandestino, perché o c'è, voglio dire, la persona che ha le possibilità economiche per andare in una lussuosa clinica e quindi fare l'aborto in tutta sicurezza pagando tantissimo, oppure c'è la persona senza possibilità economica che ricorre all'aborto clandestino della mammara, così mettendo gravemente a repentaglio la sua salute. Allora qua veramente investiamo il valore costituzionale dell'uguaglianza, dell'articolo 3 della Costituzione, del compito che la Repubblica ha di rimuovere quegli ostacoli di fatto all'uguaglianza, perché poi c'è un'uguaglianza come concetto così giuridico generale, no? Secondo la democrazia liberale, e poi c'è una disuguaglianza di fatto, e questa magari è una conquista, voglio dire, culturale portata avanti dalle forze più di sinistra della Costituzione, cioè bisogna anche ridurre quel divario di fatto che al di là in una cornice pure di uguaglianza formale rende le persone diverse le une dalle altre, quindi con possibilità diverse. Ecco, qui su questo terreno noi investiamo proprio questa questione della uguaglianza delle persone davanti alla legge e dell'uguaglianza delle possibilità. Ecco, di fronte a questo dramma che vive la donna, perché qualunque donna si trova in questa situazione. Perché l'aborto non è uno strumento di, voglio dire, di controllo delle nascite, lo dice anche la legge, siamo tutti d'accordo su questo. L'aborto è una cosa brutta, no? Se la donna arriva a questa decisione è perché arriva, voglio dire, vi arriva all'esito di un percorso di sofferenza. E allora proprio su questo terreno noi dobbiamo rendere, almeno su questo terreno, questo è uno dei terreni dove possiamo rendere le persone davvero uguali, tutte uguali davanti alla legge, come dice la nostra Costituzione, tutelando la salute anche della donna, la salute fisica e la salute psichica, quella salute che è tutelata, che è un valore costituzionale, ricordiamolo, ricordiamolo proprio in questo periodo in cui purtroppo, insomma, il sistema sanitario ha mostrato tante falle in generale, il federalismo sanitario ha mostrato il suo disastro. Ricordiamo anche l'articolo, ieri abbiamo celebrato i 75 anni della Costituzione, e ricordiamo l'articolo 32. La Costituzione, che è un diritto di tutti, la salute, che è un diritto di tutti ed è un interesse della collettività. C'è questa duplicità nell'articolo 32, diritto del singolo, ma anche interesse della collettività. E su questo potremmo, insomma, avviare un dibattito fecondo nella società, anche per capire cosa vogliamo, qual è la nostra concezione della dignità della persona, della dignità del malato, ecco, del malato che si trova di fronte a situazioni di scelta, a situazioni drammatiche sul piano personale. Ecco, come un sistema sanitario può realizzare il principio di uguaglianza? Abbiamo fatto tante conquiste sul punto, per la verità, voglio dire, in questi ultimi decenni abbiamo realizzato tante cose che potevamo pensare inimmaginabili qualche decennio fa. Dobbiamo andare avanti e dobbiamo soprattutto, voglio dire, consolidare delle posizioni che in parte stiamo perdendo, in parte stiamo perdendo negli ultimi anni, un po' per quel discorso che facevamo prima, stiamo perdendo terreno su tante cose. Ecco, non dobbiamo arretrare, dobbiamo mantenere le posizioni e dobbiamo avanzare su questo terreno come su tanti altri terreni. Matteo, ti dico subito, a me dà fastidio un aspetto, voglio dire, del tutto, che è quello del subire, cioè il senso del subire. Io credo che in uno Stato democratico la dimensione di essere sudditi, insomma, come dire, sia completamente anacronistico, ma sia sbagliato, scorretto, proprio come termine e come concetto. E insieme a questo subire, ecco, ci sono state tante, tante conquiste, però in realtà, ecco, c'è stato anche una sorta di percorso che è stato quello di eliminare molto di più, di colpire molti diritti e di colpirli in modo a volte, traumatico, perché tocca la salute, no? E tocca quel bene costituzionale stabilito dalla Costituzione, che rientra poi nell'uguaglianza, insomma in quei grandi temi che hanno fatto, voglio dire, della Costituzione italiana una delle costituzioni probabilmente tra le più importanti al mondo, insomma, voglio dire, a volte bisogna avere anche un po' l'orgoglio di sottolineare certi aspetti. Ecco, naturalmente fattibile di interventi, fattibile di miglioramenti, ma insomma resta un pilastro molto forte.
Uno di questi punti critici è quello che dicevate voi prima, no? Quello del richiamo a volte all'elemento economico per la cura, no? Cioè nel senso che mentre avvengono nel pubblico una serie di dismissioni, ecco invece c'è l'attenzione per il ricorso al privato, dove tu comunque sia tiri fuori dei soldi, o come cittadino, o come Stato, come regioni, o come istituzioni, e quindi insomma alla fine devi comunque, come dire, perdere dei diritti in funzione dell'acquisizione di questi diritti e di questi settori da altri punti. Ma sì. L'argomento implica un'azione. Certo. Allora, sì, tanti spunti, tanti argomenti riflessivi. Io partirei da un concetto, l'articolo 3 della Costituzione. Allora, quando, io credo questo, allora... penso adesso a Sant'Agostino. Sant'Agostino aveva un motto solo e diceva: ama e fai quello che vuoi. Quindi una frase semplice che regolamenta e disciplina tutto il vivere del fedele. Quindi quanto più un principio generale riesce a disciplinare, regolamentare i tanti aspetti della realtà, tanto più è forte, tanto più è sana, tanto più è robusta il nostro sistema. È chiaro che se l'articolo 3 fosse realmente applicato, realmente digerito, come diceva Kant, no? Non avremmo bisogno il continuo proliferare di tantissime normative, tantissime iniziative legislative. Penso adesso alla tanto discussa e dibattuta DDL Zan, giustissima, sacrosanta, però che cosa mette in evidenza? Che abbiamo la necessità di andare a disciplinare tante realtà speciali, tante realtà, tante categorie. Questo è un segno di forte debolezza della nostra democrazia. Ecco perché io credo che il più grande fallimento della politica, il più grave e grande fallimento della politica, è quello di demandare ad altri le scelte che la politica non ha coraggio di prendere. Penso al caso di Mina Welby e Marco Cappato, ecco, che hanno rischiato 12 anni di carcere per aver aiutato Tarantini e DJ Fabo all'eutanasia. Quindi c'è stata la magistratura ordinaria, la Consulta, la Cassazione, che hanno dovuto colmare un vuoto della politica. Questo è l'aspetto più grave. Ora si dovrà raccogliere le firme per la richiesta di indire un referendum. In Parlamento giacciono 5 proposte sull'eutanasia, il Parlamento non ne parla. Sono state raccolte 140.000 firme e lì giacciono a prendere polvere. Allora, il vero impegno che deve avere la politica è quello di ritornare a puzzare di vita, della vita reale, dei paradigmi. Io vedo la mia generazione che adesso sta soffrendo la precarietà, e di questo la politica non ne parla. La politica continua a parlare di politica, non più di vita sociale. E questo è un altro problema fondamentale, diciamo, è alla base dei problemi, è la questione culturale. Non vi è cultura, non vi è cultura costituzionale. Bisogna destarsi dalla passività, di ritornare nelle piazze, di ritornare a dibattere, come diceva il dottor Colucci, del buon dialogo. Il dialogo viene dalla parola dal greco, quindi lontananza di pensieri, dialogos, come diavolo, diametro, lontananza di pensieri, che quando si discute, allora è lì che la democrazia riprende vita e vigore. Parlando dell'articolo 32 della Costituzione, sul concetto della sanità pubblica, bene, io... c'è un grande problema che tutti sappiamo e che magari se ne parla poco,
La questione della sanità pubblica e sanità privata. In Molise la dicotomia pubblico-privato si traduce in un'enorme commistione e conflitto di interessi. Io sono assolutamente d'accordo sulla sanità privata, assolutamente d'accordo, è tutelata e garantita dal nostro ordinamento, ma non possiamo assistere a continui tagli a discapito della sanità pubblica per tutelare la sanità privata. Allora, in Molise io sono, ripeto, perfettamente d'accordo a tutelare la sanità privata qualora garantisca cure e terapie che il pubblico non eroga. Ma noi stiamo assistendo a una sanità privata convenzionata che va ad erogare cure e terapie erogate, o meglio, erogabili dal pubblico. Sottratte dal pubblico. Il rapporto pubblico-privato, che è certo. La percentuale che è anomala, è la percentuale che è alla base del deficit. Che non sì. È anomala e ambigua allo stesso tempo, perché riesce... Il buco dipende da questo, rapporto malato che c'è tra le due sanità. Sì, io, vabbè, i convenzionati privati maggiori in Molise sappiamo quali sono. Quindi abbiamo l'istituto Neuromed, che fa capo alla famiglia dell'eurodeputato Aldo Patriciello. E poi abbiamo l'Università Cattolica, che fa capo alla Conferenza Episcopale Italiana. Allora, la sanità in Molise adesso abbiamo raggiunto un buco sanitario di oltre 120 milioni di euro. E l'ex commissario alla sanità Giustini aveva evidenziato negli adempimenti regionali che le tasse regionali, locali, IRAP, IRPEF, che erano arrivate alle stelle ultimamente per il quadriennio 2015-2018, i proventi che dovevano essere dirottati sulla sanità sono stati dirottati altrove. Allora, la soluzione qual è? Oltre alla richiesta di applicazione dell'articolo 32, quindi comprenderlo, applicarlo, io suggerirei anche di rileggere Aristotele, che nella Politica, l'opera Politica, scritta nel 350 avanti Cristo, cosa diceva? Che a Tebe, per occupare un ruolo pubblico, il soggetto doveva essere lontano dagli affari almeno da 10 anni. Allora, se rileggiamo Aristotele, se rileggiamo un attimo e riflettiamo su questi principi, probabilmente tante anomalie e devianze si risolverebbero. Rileggiamo Aristotele. È troppo innovativo Aristotele. Dovremmo, come dire, tornare a qualcuno, insomma, di decennio scorso, insomma, per capire. Daniele, insomma, a parte, voglio dire, la battuta, ma stiamo in una situazione drammatica, no? Sembra un po' quelle, come dire, il non affrontare, no? Degnamente gli ambiti della difficoltà. Questo mi è sembrato di cogliere, no? Quando raccogliamo le varie testimonianze, cioè lì viene fuori proprio la distanza da quella che è l'elemento della democrazia. Questo è uno di ecco quello che ti chiedo, perché cioè l'impressione è che noi abbiamo bisogno di fare tanti seminari, ma operativi al massimo, tanti incontri, tanti dibattiti, cioè quello che un po' Matteo diceva, ritornare nelle piazze, significa probabilmente far funzionare all'interno di tutte le piazze, no, dei momenti di aggregazione molto forte, anche probabilmente per affrontare dei dibattiti che sono dei confronti, insomma, perché l'impressione è che si viva di un'ambiguità di fondo generale, che è legata a quel degrado che dicevamo prima, al punto di perdita della cultura, ci porta a una non considerazione della persona. Questo è quello che mi accorgo, è quello che ti chiedo. Cioè il valore della persona nel corso di questi anni è comunque diminuito. È esattamente così, questo è il degrado intellettuale e culturale, un po' è il momento decadenziale
sotto questo profilo che stiamo vivendo. Mi riallaccio proprio alla supplenza giudiziaria, no? Noi magistrati siamo stati tante volte accusati di aver invaso il campo della politica, quindi di aver operato delle scelte politiche, ma questo è avvenuto proprio per il vuoto della politica. Questo avviene inevitabilmente fisiologicamente nei meccanismi istituzionali e costituzionali, perché c'è uno spazio che qualcuno deve occupare, perché c'è una vita che va avanti e ci sono delle innovazioni che l'ordinamento e che la società richiedono inevitabilmente. Se la politica non è in grado di dare delle risposte, queste risposte avvengono e avvengono comunque in modo anomalo, perché non è il compito suo proprio, attraverso l'azione della magistratura, della Corte Costituzionale, della magistratura ordinaria, della magistratura amministrativa. È proprio l'incapacità della politica di esprimere delle idee, di essere trainante, di poter elaborare un piano per il domani. Cioè, io prima parlavo di crisi della democrazia, perché ormai c'è un principio del consenso. Ecco, c'è uno storico fondo di Galli della Loggia, mi pare del 1993, sul Corriere della Sera, che evidenziava proprio questa ambiguità della democrazia del consenso. Ormai tutto è condizionato al consenso immediato, per cui il politico, insomma, secondo la visione de Gasperiana, si differenzia dallo statista, perché il politico riesce a vedere soltanto il domani, no? Mentre lo statista riesce a programmare anche per le future generazioni, quindi anche per coloro che verranno dopo. Ecco, noi non abbiamo statisti, abbiamo soltanto politici e quindi elementi, voglio dire, di basso livello nella gestione della cosa pubblica. Abbiamo veramente un livello che ormai è ridotto, voglio dire, a comitati personali, quasi comitati d'affari, no? Pensiamo alla politica locale, pensiamo al nostro Molise, e c'è una classe politica che è oggettivamente scadente. Cosa deve esprimere questa classe politica? Guardiamo, lo dico con assoluta franchezza, insomma, guardiamo la composizione del nostro Consiglio regionale. Adesso Matteo, insomma, insomma, è un ambiente che frequenta anche per ragioni di carattere professionale. Ecco, abbiamo alcuni elementi validi, ma abbiamo anche molti elementi che non sanno neanche leggere e scrivere. Diciamolo con assoluta franchezza, che non sanno neanche leggere e scrivere. Non è una colpa, però è un'anomalia nel momento in cui vanno a gestire la cosa pubblica e nel momento in cui dovrebbero attuare quelle politiche a vantaggio di tutta la collettività, e che per una evidente carenza culturale, per una evidente carenza anche personali, non sanno portare avanti, non sanno esprimere, perché l'unico interesse che sanno efficacemente portare avanti è l'affare personale, perché stare lì chiaramente è sicuramente un affare personale, perché porta a una posizione senza dubbio di vantaggio, no? Sul piano strettamente personale. E questo produce, insomma, in qualche modo l'assenza della politica. La politica deve tornare nelle piazze, deve tornare a discutere, ma la politica si deve riaggregare anche attraverso organizzazioni che abbiano una base culturale. Pensiamo ai vecchi partiti, perché no? Pensiamo ai vecchi partiti che erano strutturati con delle sezioni, erano strutturati con dei circoli culturali, erano strutturati con delle scuole che si riallacciavano a tradizioni culturali del nostro tempo e del Novecento, dell'Ottocento. Pensiamo che erano ispirate anche e caratterizzate dalla presenza di molti intellettuali. Ecco, la politica, se vuole programmare il domani, se vuole programmare il domani, perché quello dovrebbe essere il vero compito della politica, il momento più alto della politica è saper programmare il domani. Certo, se oggi noi pensiamo soltanto a fare politica per un consenso immediato, è chiaro che se io voglio rifondare il sistema scolastico, che è distrutto, che è una delle grandi falle di questo paese. E alla base della crisi di questo paese c'è, cioè, la crisi il disfacimento del sistema scolastico. Se io lo voglio riprogrammare il sistema scolastico, ma servono anni per vedere gli effetti, per vederne gli effetti. Ma se servono anni per vedere gli effetti, io nell'immediato non vengo rieletto perché sembra che non abbia fatto nulla. E allora il dibattito serve proprio, voglio dire, a far acquisire consapevolezza di come si costruisce la società, di come vogliamo la società del domani, di cosa vogliamo per le generazioni che verranno dopo di noi, di quale bene comune noi vogliamo costruire e come vogliamo connotare la società del domani. Serve questo dibattito, la politica si deve riappropriare di questi temi, di queste tematiche, altrimenti continua, ad essere quello che è, cioè un insieme di comitati liquidi, personali, di affari che non producono bene comune, producono appunto tanti feudi e tanti sottoboschi politici, ma che alla fine realizzano una cattiva società nel campo sanitario, come nel campo scolastico, come in tutti gli altri campi. Cioè, occorre insomma, veramente una rivoluzione culturale per poterci rigenerare, per poterci rifondare. Ecco Matteo.
aumentando l'attività culturale. Tutte le attività culturali vengono osteggiate moltissimo. C'è il privilegio del pettegolezzo, c'è il privilegio delle cose inutili, insomma, come dire, delle cose banali, e c'è una caduta totale. Insomma, ci sono solo quelle strategie che privilegiano, come dire, persone al di fuori di ogni trattazione del bene comune, insomma, cioè il senso è la simpatia, il privilegio, l'attività di comunicazione che vince, non la pienezza culturale, che è quella che ti dà poi la garanzia di un percorso anche di futuro. Insomma, la situazione non è tra le migliori. Assolutamente. Allora, il dottor Colucci puntava il dito su una politica, diciamo sull'ignoranza che vive la politica. E questo è vero, è giusto, perché assistiamo ad una politica che è ridotta a fucine di clientele, e ritornando poi nel concetto del privato, che diventano delle diversificazioni del potere politico. Ma io voglio puntare il dito fortemente sulla rassegnazione, sullo sbadiglio dei cittadini. Allora ci dobbiamo riappropriare, riscoprire quelle battaglie, soprattutto degli anni 70, e ritornare con la memoria e poi tradurlo in attività di piazza vera, di capire che cosa vuol dire conquistare qualcosa. Ora ci sarà il ritorno sulla questione dell'eutanasia, ma tutti i diritti civili devono essere difesi non da una parte politica, non da chi si rivede in un determinato partito, da tutti i cittadini, soprattutto dai cittadini che non credono in ciò che quel diritto concede. Parlo dell'eutanasia, parlo del diritto all'aborto, parlo di tanti diritti civili. Bisogna difendere e conquistare, riconquistare quelle battaglie, soprattutto da parte dei cittadini che non serve quel diritto. Perché io credo che, allora, il dottor Colucci diceva che qual era l'eccellenza della politica. L'eccellenza del cittadino, invece, è quella di difendere un diritto di chi non lo conosce, di chi non sa che quel diritto esiste. Questo è il mio appello, che voglio fare soprattutto ai miei coetanei. Ci sono tante battaglie che si possono abbracciare. Io parlo, per esempio, della questione degli immigrati, la questione ambientale, la questione animalista. Quindi riprendere e sentire un senso di appartenenza ad un ideale. Perché soltanto così si sente vivo il cittadino. La cittadinanza, lo ripeto, non è un optional. La cittadinanza è quella situazione dove, riscoprita la responsabilità, parola chiave della democrazia, il cittadino è libero. Soltanto il cittadino responsabile è libero. Certo. Daniele, io mentre voi parlate poi mi arrivano, come dire, tante sollecitazioni. Una delle cose è questa, no? Che il senso della difesa dei diritti, che è un qualcosa, come dire, che bisogna probabilmente riconquistare ogni giorno. Io la penso in questo modo, perché se nasce da una battaglia, no? Un diritto che nasce, come dire, da una battaglia, da un ideale, da un percorso, no? Qualsiasi, in realtà poi diventa, come dire, un diritto a volte, no? Contrasta con il desiderio, no? Di qualche altro, di qualche gruppo, di qualche potentato, no? Che non è, come dire, è colpito da quel diritto, quindi diventerebbe un problema, no? Quello che è una, e quindi lì scatta il senso della riconquista. Ma per far questo ci vuole, come dire, un popolo abituato alla lotta. L'impressione che io ho è che questo, come dire, noi abbiamo una società che si è disabituata totalmente e ha consegnato le sorti, tutte le sorti, non una sola direzione, ma tutto, alla dimensione politica, che guarda caso nel frattempo è
perfino cresciuta, ma non in bene, non tanto in meglio, perché ha delle sacche di ritardo enorme all'interno. Quindi, insomma, un po' tu richiamavi anche all'organizzazione di alcuni partiti del passato, che comunque sui territori avevano una loro funzionalità. Ecco, nel corso del tempo, insomma, si è persa questo tipo di funzionalità. Io, per esempio, mi ricordo, e mi fermo qui perché sennò divento lungo nelle cose, ma io, insomma, Sì. vorrei ragionare insieme a voi, il desiderio è quello. Cioè, io mi ricordo che una volta, come dire, un piccolo centro, no, che poteva avere una sezione, una piccola situazione, diventava importante Un anche ai luogo di fini, per esempio, di aggregazione. un congresso regionale di un determinato partito, dove potevano cambiare addirittura le dimensioni dirigenziali oppure le direzioni politiche di quel partito su quel territorio. È così, perché il partito si caratterizzava appunto per una sua impronta culturale, perché essere democristiani o essere socialisti o essere comunisti o essere liberali aveva un suo senso ben preciso perché si agganciava questa appartenenza a un ben preciso filone culturale, quindi si discuteva secondo determinati canoni della cultura di appartenenza e questo favoriva anche l'incontro tra culture diverse. Abbiamo iniziato con la 194, che tutto sommato non fu chiaramente appoggiata dalla Democrazia Cristiana, però fu il frutto comunque di un dibattito nel paese, perché in quegli anni, insomma, c'erano le condizioni per questo dibattito. E quindi comunque cattolici e laici si trovarono a discutere in modo fecondo in quegli anni. Ecco, tutto questo si è perso, perché si sono persi appunto i riferimenti culturali, perché i partiti non sono più il portato di determinate categorie valoriali, ma sono il portato della capacità elettorale personale di qualcuno anziché di qualcun altro, cioè è il niente. Dal punto di vista dei contenuti, la politica è il niente. Invece bisogna recuperare questa dimensione e bisogna recuperare una cultura dei diritti che nella consapevolezza che tutti i diritti sono correlati a dei doveri sempre, perché voglio dire le posizioni soggettive sono sempre complesse, i diritti servono a combattere le prepotenze di qualcuno, quindi ad affermare, voglio dire, una posizione di uguaglianza di qualcuno rispetto a una forza contraria che invece vuole organizzare la società in un modo diverso e prevaricatore. E quindi la funzione del... E avere anche presente che i diritti hanno una loro circolarità, tutti i diritti. Per esempio, un'obiezione che spesso si fa, ma non è il momento di parlare dei diritti civili, perché in questo momento la situazione economica è difficile, la gente non ha da mangiare, usciamo fuori, anzi ancora non siamo usciti da una pandemia, insomma, lunghissima, i cui effetti ancora non conosciamo per bene, ma insomma dal punto di vista economico sicuramente sono effetti estremamente pesanti. E invece non è così, perché i diritti hanno una loro circolarità. Tutti gli osservatori nazionali e internazionali, c'è uno studio interessante condotto in relazione alle riforme che fece in Spagna il governo Zapatero su alcuni diritti civili, per esempio il matrimonio tra omosessuali, eccetera. Ecco, si scoprì che una società più libera, cioè con meno lacci e lacciuoli, una società più serena, per quanto riguarda le situazioni personali dei singoli e quindi con possibilità accresciute nella vita personale dei singoli, produce anche una capacità di iniziativa economica superiore, perché le libertà sono tra di loro tutte collegate. Non esiste una libertà che va curata a scapito di un'altra. La libertà è un discorso circolare, libertà dei diritti civili e libertà economiche e libertà politiche, le une difficilmente possono sviluppare ed esistere senza le altre. Per cui dobbiamo avere la capacità di acquisire, di elaborare una cultura complessiva dei diritti. Non ci sono diritti civili contrapposti a diritti economici e sociali o politici. I diritti sono diritti, nella consapevolezza che i diritti comportano anche delle responsabilità. A dei diritti sono sempre correlate situazioni di obbligo, di dovere, di onere, e questo bisogna considerarlo, insomma, nella costruzione ordinata di una società e quindi nella distribuzione di situazioni soggettive di vantaggio o di svantaggio, perché voglio dire, la politica poi ha questo compito, no? Di attribuire posizioni di vantaggio ad alcuni e posizioni e limitazioni per altri. Ecco, bisogna avere la consapevolezza di questa cultura complessiva dei diritti per poter operare un'ordinata distribuzione
nella società e per costruire quindi complessivamente poi un risultato finale, voglio dire, vantaggioso per l'intera collettività. Bene, siamo arrivati alla fine e sicuramente tante cose non le abbiamo dette, ma le troveremo il modo di riaffermarle, perché insomma noi vorremmo, ecco, continuare su questo piano della difesa dei diritti. Ci sembra assolutamente, come dire, indispensabile, ma anche insieme costruire, come dire, i presupposti di una sorta di nuovo rinascimento, per capirci, essere un po', come dire, contribuire naturalmente nel nostro piccolo, che abbiamo delle riflessioni anche sul piano culturale, perché reputiamo che il percorso culturale, la riconquista della dimensione culturale sia indispensabile oggi. Però io vi voglio lasciare, ecco, nel solito modo, che è quello di assegnarvi l'ultima vostra riflessione, una sorta di riflessione finale, una comunicazione, quello che volete, ma direttamente ai nostri telespettatori. Matteo, a te. Bene, grazie. Beh, se dovessi lanciare un messaggio, un augurio, un pensiero, è quella di considerare la nostra Costituzione come l'unica bussola civile, riprendere in mano la Costituzione e come dire, rimetterci in viaggio, un viaggio democratico. Quindi, utilizzando una famosa poesia di Cavafis, Itaca, non lo so, diceva Cavafis, se esiste Itaca, ma mettiamoci in viaggio, è la scoperta del viaggio. Questo è, secondo me, il messaggio che vorrei dare. Così io considero la democrazia, perché mettendoci in viaggio, la bellezza del viaggio che ci arricchisce, ci fa riscoprire noi in questo caso, cittadini, perché non esiste la democrazia senza un popolo. Daniele. Sì, io volevo richiamare un aspetto sottolineato da Matteo, che è quello della disubbidienza civile. Vorrei appunto proprio valorizzare questo aspetto. Può sembrare paradossale, detto da un magistrato, ma in realtà la disubbidienza civile è il valore fondante del nostro ordinamento. Ovviamente non è una disubbidienza, voglio dire, finalizzata a sovvertire in modo violento l'ordinamento, ma la nostra Costituzione nasce da una disubbidienza e ci dà tutti gli istituti, da noi cittadini. Noi cittadini, non sudditi, come giustamente tu prima sottolineavi, caro Giuseppe, ci dà tutte le possibilità per cambiare le cose. Molto spesso noi ci lamentiamo perché le cose vanno male. Le cose vanno male, non voglio essere retorico, perché noi siamo, insomma, responsabili di scelte sbagliate, perché sottovalutiamo talvolta alcuni momenti importanti che siamo chiamati, insomma, in qualche modo a sottolineare. Pensiamo, voglio dire, proprio al momento del voto, no? Che è il momento più alto della democrazia. Spesso, a prescindere dalle nostre convinzioni, dai nostri valori politici, ma molto spesso, voglio dire, noi ci comportiamo in modo distratto in quei casi, senza ragionare sulle conseguenze di quello che facciamo, pensando di essere ininfluenti, e invece non siamo ininfluenti affatto. Se noi abbiamo creato un sistema che talvolta ci può apparire, voglio dire, un marasma, un disastro, è perché lo abbiamo determinato noi. Ma come lo abbiamo determinato noi, noi siamo nelle condizioni di risollevarci, senza avere fretta, senza credere nei miracoli, in soluzioni così, insomma, in una parangenesi. Voglio dire che tutto possa risolvere in un attimo, ma sappiamo che possiamo costruire pazientemente il nostro futuro e soprattutto il futuro delle generazioni che seguiranno dopo di noi, che, insomma, nel nome delle quali e per le quali noi dobbiamo sicuramente oggi combattere per elaborare un mondo migliore. Grazie. Siamo alla fine, ma sicuramente, ecco, ci torneremo su questi temi, ma anche su altri temi. Quindi grazie a Daniele Colucci, magistrato, e grazie all'avvocato Grazie Matteo Fallica, e naturalmente grazie ai nostri telespettatori. A presto.